primo gennaio del 1944 io da pochi giorni mi trovavo in convalescenza. Ecco perché mi trovavo a Santa Maria, io ero già militare. E si sapeva che il sindaco d'allora, di quell'epoca, aveva chiamato il mio padre e conosceva più o meno tutti i proprietari delle abitazioni che allora c'erano, per la requisizione di tutto l'abitato di Santa Maria. Mio padre fu messo a servizio di comando Urra, si diceva allora. Ce l'hanno portati qua, infatti noi quando ci siamo svegliati nel Capodanno del 44 ci siamo visti invasi da decine di migliaia di indecentissimi profughi, poveretti, vestiti più da pecore che da uomini. L'essenziale è che avevano tanta di stella rossa a fronte. E purtroppo noi eravamo rimasti male, quasi chiusi in casa, e ci incontravano e ci chiamavano Ustascia. Ustascia significava fascista. Non c'era da ribellarsi. E come facevi a ribellarti? Non c'era da ribellarsi. Molti hanno avuto danni, subito danni. Volevano andarci, mandarci via, persino noi cittadini di Santa Maria, volevamo andarci via lì. C'era un cognato mio, in quel periodo era in licenza, e se andò a Santa Maria perché aveva paura che lo vedesse qualcuno. Che lo riconoscesse come... Perché era un ufficiale. E dato che i militari italiani, specialmente se fascisti, non sono stati peggio degli nazisti o di altri. Addirittura, visto mio cognato, mi raccontava, e lui ha dovuto intervenire addirittura, a certi militari entrati in una casa e oltre a fare le dovizie più terribili, familiari, io non è oggi dico che quando sono venuti gli slavi avevano poi tutti i torti. E poi c'è stato pure un caso, quello che è stato successo con gli ebrei, un cretino della SS si va a sfogliare, a fare il bagno a Santa Caterina. Questi gli portavano un marchio qua, portavano questi vestiti di essere italiano, portava un marchio qua e ti spogliti in un bagno a Santa Maria. Quando l'hanno visto hanno incominciato a calci, a schiaffi, insomma, moribondo hanno arrivato su quella piazza, fortuna poi gli sono arrivati perché l'ambulanza dei carabinieri l'hanno messo a terra, ma l'avevano fatto già a pezzi. Quando un certo tempo, un po' di tempo dopo, questi slavi sono andati via. È stata la fine del tempo peggiore che Santa Maria ha attraversato. Dopo mesi, man mano che le truppe avanzavano verso la Polonia, eccetera, raccoglievano i resti degli ebrei. I resti degli ebrei erano tutti giovani, tutti. Gli anziani erano quelli che magari erano stati rifugiati in Italia presso qualche vescovato, qualche parte religiosa, insomma. Gli altri erano tutti giovani, orfani, di coloro che avevano già sistemato. L'accoglienza è stata ben diversa, perché questa era gente, innanzitutto gente civile, poveracci. Non avevano genitori e non sapevano dove c'era il resto. Assieme a questi profughi arrivarono un gruppo di militari americani. Poc'anzi c'erano stati i turchi, quelli col turbante durante gli slavi, che erano cattivi con noi, ci puntavano le armi. Mentre quando sono venuti
proprio gli ebrei, sono venute le truppe americane e fra questi militari ce n'era una ventina che erano italo-americani. Con questi ebrei si poteva cominciare a comunicare in qualche modo. Si sono incominciati a dare da fare. Io per esempio che facevo il commerciante, quando andavo a Lecce per esempio a fare la spesa, questi avevano la scaltrezza del commerciante, l'ebreo errante e commerciante, Arturo, e mi seguivano, tanto vero che anche loro si misero negozi di qua, di là, addirittura macellerie, eccetera. Incominciamo a mangiare anche noi. Non si vedeva pane da tanto tempo, si è cominciato a vedere quei filoni bianchi americani, così, a vederli solamente. Quindi a quel punto... Loro per esempio, mia moglie per esempio gli cuciva un paletto a una signora, per esempio, un vestito a una signora, non aveva tante volte i soldi. E allora che cosa? Gli portava una scatola di formaggio, gli portava da scatolette di carne da mangiare perché ne avevamo bisogno. E molta gente veniva di fuori e cambiava con questo la scatoletta, quello portava l'aranci, quello portava il pane fatto in casa, quello portava l'uva, quel periodo era... Perché viene di popolo, perché poi insomma, con gli ebrei insomma, c'è stata... La fusione, è nata una collaborazione molto, molto intima di cui non si è trovato più il disagio. Quindi si è trovato lì. Molta gente, forse tutti questi ragazzi, erano addirittura sterilizzati. E dopo qualche anno si sono cominciati a sposare e hanno cresciuto, si hanno cominciato bambini, carrozzine, che prima di un anno... E più non si vedeva un bambino nascere. Dove adesso il Barra Piccadilly, lì era proprio la loro, diciamo, chiesa, qui c'è la coca principale. All'angolo dove era la pizzeria, dell'angolo proprio di mare, lì facevano i cosiddetti bagni, come si facevano il bagno, diciamo, dai grandi vasconi neri dove si pulivano. In quel palazzo, non so dove era il negozio di mio figlio, dove c'era la tivoli tedesca, fianco lì, abitavano tutti più o meno i sacerdoti, che dalla sera, dalla notte al giorno non facevano altro che cantare le loro preghiere. Io ho avuto la fortuna di conoscere addirittura Golda Meir. Perché su quel palazzo a tetti, fianco a quel grande albergo, la ristorante della Pergola, lì era il comando generale ed effettivamente tutti i capoccioli stavano là sopra. E quando Benzì abitava le Cenate, una villa di Cenate, ma quando andava a firmare le operazioni secondo il posto, venivano là. Io ho conosciuto Ben-Gurion, Golda Meir e Moshe Dayan è stato qua anche, non so se vi ricordate, quello con la benda era l'ufficiale che ha comandato le forze armate per molto tempo. La mensa era questo palazzo principale, questo fatto a fasce che sta sulla sinistra di qua. Qua c'era l'infermeria, ma addirittura, sapete Leo che c'era addirittura l'ospedale. I primi che sono partiti qua, pare che non siano mai arrivati in Palestina. Infatti nelle Morales, fra questo disegnatore, ha disegnato anche quest'arco, dove inglesi armati rintuzzavano l'ingresso degli ebrei in Palestina. E pare che ai primi... Non arrivarono mai, così si dice, noi non li abbiamo visti. Poi pian piano si cominciò a stabilire che cominciò a partire piano piano, fino a quando poi nel 40, fine del 47,
quasi non c'era più nessuno di questi. Thank you.